We'll be right back.
il suono del piatto deve essere armonioso e costante, tanto da sostenere il ritmo senza nessun altro supporto, né di tamburi né di percussioni, in modo da poter sostenere anche un trio, un quartetto, un quintetto, ma addirittura con un piatto si può sostenere anche una grande orchestra. La fabbrica UFIP, Unione Fabbricanti Italiani Piatti Musicali, oggi è rimasta l'unica al mondo che costruisce ancora strumenti artigianali, piatti musicali, con le tecniche e l'importanza degli inizi del secolo. Fabbricare un piatto musicale non è semplice. Bisogna conoscere l'arte di fondere e lavorare i metalli e avere un orecchio formidabile. Queste sono le caratteristiche degli uomini della UFIP, Unione Fabbricanti Italiani Piatti e Tam Tam, che costruisce piatti e percussioni metalliche, ma non solo. Sculture incredibili! Abbiamo sculture basse, medie, alte, battenti di tutti i generi, legno, pelle, lana, lanone. Il miglior battente è uno solo, la mano. Il suono di queste sculture con le mie mani. Battente in legno, scultura media. UFIP sorge a Pistoia, una piccola città in cui gli antichi etruschi, già 2500 anni fa, forgiavano le percussioni metalliche. Il piatto musicale, così come lo conosciamo oggi, nasce in Turchia e in Cina alla fine del Medioevo. Era talmente forte, diciamo, la presenza, il nome, la diffusione del piatto turco originale che per lunghissimi anni, fino agli inizi degli anni 30-40, gli artigiani pistoiesi della nostra famiglia hanno marcato esclusivamente gli strumenti costruiti come i piatti musicali con nome a imitazione turca, firmandoli nella campana e facendo sì che fossero da credere veramente turchi. E tutti parlano di questi famosi piatti turchi, effettivamente i turchi sono stati particolarmente abili a creare dei piatti molto adatti per il jazz. Non dico la stessa cosa per gli altri generi di musica, ma per il jazz sicuramente si fa sempre molto riferimento a questi piatti turchi.
Fra il 1700 e il 1800, alcune aziende di Pistoia costruiscono piatti e percussioni in bronzo. Fra queste, la Agati Tronci, già famosa per la costruzione di organi a canne. La famiglia Tronci costruiva organi da chiesa fino dal 1701 ed ha proseguito così insieme alla famiglia Agati fino agli inizi del nostro secolo. A cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento abbiamo avuto persone di famiglia che hanno costruito strumenti a percussione e quindi poi hanno inserito anche dentro gli organi strumenti a percussione di varia tipologia. L'interno degli organi antichi conteneva spesso altri strumenti, fra i quali i piatti turchi, che erano suonati con un meccanismo a pedale. All'epoca l'Europa era in guerra con la Turchia e i piatti non potevano più essere importati. Per questo i pistoiesi hanno deciso di fondersi i piatti da soli. Nel Novecento nasce il jazz. Con il jazz nasce la batteria e con la batteria vengono usati i piatti. Personaggi come Baby Dodds, Zuddy Singleton, Paul Barberin, Chick Webb, Gene Krupa rendono popolari questi strumenti in bronzo. È l'epoca d'oro per i piatti prodotti a Pistoia che vengono venduti in tutto il mondo. Per far fronte alla richiesta del mercato, le ditte più importanti dell'epoca, la Fratelli Tronci, la Marradi e Benti, la Zanchi e Biasei e la Rosati Leopoldo, si uniscono nella UFIP. È il 6 gennaio 1931.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il jazz conquista il mondo e i piatti fanno la fortuna di una famiglia armena emigrata in America. È la Zildjian, il cui nome diventa rapidamente famoso in tutto il pianeta. Ufip in quel periodo lavora per altre ditte usando marchi di ispirazione turca e fabbricando piatti per conto di nomi famosi. Gresh, Ludwig, Latin Percussion, Premier, Rogers e Slingerland. Dagli anni 70 Ufip lancia la linea Ritmo e inizia a collaborare con artisti di punta a livello internazionale. Una delle peculiari attività della Ufip è di aver dato spazio e ricevuto qui presso lo stabilimento musicisti di ogni ordine e grado e aver stretto con loro un rapporto importantissimo che ci ha orientato e ci ha aiutato nella scelta e nella messa a punto degli strumenti. Molti artisti nel tempo hanno scelto Ufip, alcuni famosissimi, come Charlie Watts dei Rolling Stones. Altri ancora sono rimasti legati a questo marchio, aiutando a mettere a punto piatti e altri strumenti a percussione dalla forte identità sonora. Dei piatti leggeri che suonavano all'istante in una piccola stanza molto bene, ma poi andavi in un teatro o in un club e non rispondevano più come in quella piccola stanza, quindi tutto da capo, rifare, rimartellare, fino ad ottenere quei suoni dei piatti Ufip che tutti ormai conoscono in tutto il mondo. Oggi Ufip è un'azienda guidata dai discendenti delle antiche famiglie Tronci e Biasei, con la collaborazione di una quindicina di artigiani. E le persone che lavorano qui sono state preparate sino dagli anni 30 dai titolari dell'azienda, i quali hanno sempre fatto il loro intervento nel ciclo di produzione. Tutte le volte che vado in giro e suono, se faccio caso a quello che veramente mi porto dietro, oltre alla trousse con lo spazzolino da denti e il dentifricio e quelle quattro cose per dormire in albergo, i piatti sono sempre con me. Dopo l'impatto iniziale della bacchetta sulla superficie del piatto, voglio che il piatto suoni, si sfoghi. Per quale ragione i piatti sono sempre con me? Perché il piatto è un po' come la tua famiglia, te la porti dietro. Quando arrivi sul palco e tutto ti è estraneo perché suoni su una batteria che ti hanno portato in quanto c'è il service, vedi tecnici nuovi, vedi facce nuove, l'unica cosa che veramente è tua e ti fa sentire a casa tua sono i piatti. Voglio che la gente mi veda suonare, che capisca i piccolissimi movimenti che faccio, che percepisca la dinamica dei gesti, perché tutto è nelle mie mani. Per vedere come scelgo di far suonare il piatto e con quali note, o la potenza che utilizzo, che si può vedere quando allontano le bacchette facendo partire il colpo e do vita a forti vibrazioni. Esistono due categorie, quelli che si affezionano ad un set di piatti e se lo tengono tutta la vita, esistono dei batteristi della storia che hanno fatto così, ed altri batteristi che invece cercano in continuazione delle nuove sonorità. Io appartengo a questa seconda categoria. Quando un piatto è molto pesante, bisogna avere la capacità di svilupparne le vibrazioni naturali. I piatti suonati a piedi, lo Charleston. Quante volte ho dovuto togliere dei piatti di grandi marche, adesso è inutile fare i nomi, ma di grandi marche mondiali e rimettere i vecchi Ufip perché non c'era il suono. Battenti in lana, lana caprina. Suono vellutato. Battenti in lanone. Quello basso. Loro! 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 Loro!
UFIP è oggi l'unica azienda che costruisce completamente a mano tutti i piatti professionali. Il metodo di fabbricazione è la sintesi delle esperienze maturate in oltre 3 secoli, unite alle possibilità e alle invenzioni messe a disposizione dalla tecnologia. Ma le macchine sono solo un aiuto. Sono sempre le mani dei mastri piattai a guidare gli strumenti meccanici e le orecchie degli artigiani UFIP a decidere se il suono è all'altezza del nome dell'azienda di Pistoia. L'importanza di costruire questi piatti musicali ed altri strumenti in maniera così artigianale ha contribuito a mantenere intatto nel tempo l'importanza dell'acustica di questi strumenti, che sono il meglio che il mercato possa offrire. La lavorazione dei piatti UFIP non ha segreti né formule magiche, è solo il frutto di fatica, serietà ed esperienza. Assistere alla fusione dei piatti è come entrare nell'officina del dio Vulcano. Il bronzo B20, cioè rame con 20% di stagno, viene fuso in grossi forni alimentati a gas naturale. Una volta fuso, il bronzo viene prelevato con un crogiolo e versato negli stampi che girano a grande velocità. Questa è una delle invenzioni di UFIP. Lo stampo, girando, favorisce la corretta distribuzione del metallo fuso e impedisce la formazione di bolle che guasterebbero irrimediabilmente il suono e la stabilità del piatto. La fusione del bronzo è una tecnica che in queste zone si pratica con sapienza da 3.000 anni. Un rito antico che incide in maniera decisa sulla qualità del suono e sulla durata dello strumento. Ora il piatto, lasciato raffreddare, è fragile come il vetro. Per questo viene portato in un altro forno, ricotto e buttato poi nell'acqua gelata. Con questo processo, le molecole del bronzo acquistano coesione e il metallo può essere lavorato senza rischio di rottura. Al piatto temprato viene creato il foro centrale, attraverso cui il piatto finito verrà fissato sulle aste della batteria. Thank you.
Dopo la tempra, il piatto è pronto per essere messo sul tornio e sgrossato a mano, fino ad arrivare al peso stabilito e ottenere il suono desiderato. Con la tornitura si creano montagne di trucioli che verranno fusi di nuovo per fabbricare altri piatti. Anche la martellatura influisce in maniera fondamentale sul suono. Il peso del maglio, la distanza e la quantità dei colpi rendono ogni piatto un pezzo unico. Questo lavoro, sia per quello che è l'uso degli strumenti, sia quello che è la lavorazione, è di importanza fondamentale avere proprio un procedimento di lavoro artigianale, perché questo consente di ottenere delle grandissime sonorità. Bisogna che il suono sia uniforme da tutte le parti. Allora si fa questo con il martello, si opera in questo senso, gli si dà alcune martellature. Se il piatto è troppo arcato, presenta dei difetti di suono. Se è troppo poco arcato, presenta dei difetti di suono. Questa altezza qui deve essere uguale a questa centrale. Il nostro piatto è quasi pronto. Una breve tornitura finale ne migliora la finitura, liberandone anche il suono. A questo punto viene pesato di nuovo e catalogato. E ora? Ora, come un buon vino, i piatti vengono messi a stagionare per dar modo alle molecole di stabilizzarsi. Dopo qualche mese saranno collaudati e, se passeranno il test, verranno marchiati UFIP e spediti in giro per il mondo. Voi sapete che ognuno nascendo porta in sé il cuore di un'altra creatura. Voi sapete che ognuno nascendo porta in sé il cuore di un'altra creatura. Fanciulla è il cuore di un giovane e il giovane quello di una fanciulla. Noi cerchiamo per il mondo il nostro cuore come il mendico cerca un pezzo di pane. Crediamo ad un certo punto ad esserci incontrati con lui. Tutte le apparenze ci ingannano, tutte le speranze ci tradiscono. Siamo a porre i cuori l'uno sull'altro, ci accorgiamo troppo tardi che quello trovato non è il nostro e che non abbiamo quello del nostro compagno. Allora la ricerca riprende, affannosa e assetata, verso la meta sconosciuta e chissà quanto lontana. Ho girato fino all'esaurimento in cerca di costui e tante volte l'ho confuso con il sorriso di un altro, anche lui come me in cerca del suo cuore. Dov'è? È morto? Dove si cela? Chi lo nasconde? Appartiene ad un'altra donna? Anche lui come me? Perché non ci possiamo incontrare? Chi ha il mio cuore? Dov'è il ladro?
Io questa notte, pensando a questo, non mi potrò addormentare. Ditemi che anche lui non dormirà stanotte. C'è una scultura incredibile, questa qua, la più bassa, è quella timida. È una scultura che va suonata con l'anone. Timida. No, dai. Ancora. No! Oggi UFIP produce diverse linee di piatti professionali, ognuna pensata e realizzata per consentire a ogni batterista di operare al meglio in specifici contesti musicali. I piatti della serie Class hanno qualcosa in più. Più volume, più brillantezza, più dinamicità, maggiore pienezza del suono. Sono adatti a tutti i generi musicali, dal rock al heavy metal, dal jazz alla musica latina. Nessun altro piatto ha uno spettro sonoro così ampio e un'estensione musicale così dinamica. I piatti natural si riconoscono dalla superficie scura, frutto di uno speciale processo di tempera che riduce la tensione superficiale del piatto con un processo di invecchiamento che richiederebbe molti anni in condizioni normali. I natural, grazie a una martellatura profonda, hanno un suono caldo e pieno e sono una ricercatezza per gli amanti del suono antico, scuro, profondo e secco. I piatti Bionic uniscono potenza e calore. Sono perfetti per i batteristi che cercano una risposta immediata e uno spettro sonoro ampio. Nella lavorazione, il piatto viene temperato con un procedimento che riduce la tensione superficiale, poi lucidato a mano fino a raggiungere il caratteristico colore giallo-oro ed una superficie estremamente compatta. Infine i Bionic ricevono una martellatura profonda per avere un suono penetrante, aggressivo, ma ancora caldo. Il look e il suono dei piatti Rough sono inconfondibili. Pensati per la musica heavy metal e per lo studio di registrazione, hanno un suono centrato sulle frequenze medie, controllato, ma forte e penetrante. I piatti Rough sono martellati per ben 5 volte con tecniche differenti e rifiniti con una speciale microtornitura. Gli original sono un vero e proprio salto nel passato, alla ricerca di sonorità e caratteristiche tipiche degli strumenti degli anni 40, 50 e 60. La finitura, tradizionale e classica, è ottenuta con l'impiego di procedimenti di tornitura e utensili arcaici, mentre la battitura a doppio punzone, completamente realizzata a mano, garantisce un ottimo controllo dei sopratoni e una risposta secca e precisa alla bacchetta. I Ride hanno un suono scuro, decisamente jazzistico,
mentre i Crash hanno una risposta sonora chiara e immediata. Gli original sono per i professionisti che amano gli strumenti vintage. Ancora, battenti in pelle, scultura piccola, pel, 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 anche da dietro, el. I grandi compositori del passato, Verdi, Puccini e Mascagni, si rivolgevano alla famiglia Tronci per le percussioni metalliche, così come oggi i teatri più prestigiosi, l'Opera di Tokyo, il Metropolitan di New York e la Scala di Milano, adottano le percussioni UFIP. Molte di queste sono state sviluppate insieme al percussionista d'avanguardia Andrea Centazzo fin dagli anni 70. Nel 75, anzi nel 74, entrai nella UFIP come progettista e collaboratore. Nacque così una serie di strumenti chiamata Ictus 75, di cui lo Gororo, lo Sheng, il Locolé, il tubofono in un momento successivo o l'Icebell erano i prodotti più rilevanti. Quello che ho fatto con la UFIP, e in parte ci siamo riusciti, in rapporto al discorso adesso di Paolo Conte, è cercare di creare all'interno della musica di Paolo Conte una sonorità dove il piatto avesse un'importanza diversa da quella del piatto come batterista, come con la concezione batteristica. I piatti nelle percussioni latine, nella musica latina in generale, servono ovviamente per accompagnare, per abbellire, per dare degli accenti. Quindi io in genere utilizzo un piatto non troppo grande, da 16, da 18, abbastanza leggero, da essere rapido nella risposta, con una campana abbastanza grande, da avere un suono definito anche per accompagnare. Gli effetti, cioè gli splash o per esempio i bellissimi samba splash della UFIP e così via, devono essere leggerissimi in modo da avere un decadimento molto rapido. Questo ti consente di dare degli accenti anche in levare su tempi molto veloci senza far perdere il groove alle persone che suonano con te. Quindi scelgo sempre in questo modo i miei piatti. Negli ultimi anni, musicisti come Naco e il percussionista brasiliano Gilson Silveira hanno collaborato con UFIP per la realizzazione di nuove percussioni. E grazie a Silveira è nato lo Ximbao, una delle percussioni più imitate negli ultimi anni. Where they don't know where they don't know where they don't know where they don't know.
Battenti in legno per scultura delicata. Ai. 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 Grazie. Tradizionalmente aperta alla sperimentazione in campo didattico e artistico, UFIP è all'avanguardia nella ricerca sonora e sperimenta la costruzione di sculture sonore insieme a scultori di fama internazionale come Andrea Dami, Armando Marocco, Haum Plensa. Le sculture sonanti nascono in maniera molto semplice, dalla voglia di toccare da parte mia l'oggetto. E quindi, lavorando con il ferro, il suono era una conseguenza naturale. E questo porta appunto questa ricerca sul suono, sulla vibrazione del metallo stesso. Le sculture, di dimensioni enormi e dal suono affascinante, sono state esposte e suonate in varie mostre e performance in tutta Italia, grazie alla nascita di UFIP Art, un nuovo settore di UFIP dedicato esclusivamente allo sviluppo di forme che mettano in contatto la musica con le altre arti. Oggi è possibile vedere e suonare le sculture sonore in un'esposizione permanente che sta prendendo vita sulle colline vicino a Pistoia.
l'essenza della ricerca che io faccio con UFIP è tesa all'integrazione delle percussioni metalliche sul set e alla creazione di prototipi, cioè di strumenti che mi danno la possibilità di avere un timbro o una risonanza particolare, ecco, che a me serve in un dato momento. Questa cosa, per quanto mi riguarda, è possibile solo con UFIP, perché gli strumenti che loro creano sono assolutamente unici. Il metallo che uso è il ferro perché è un antico metallo e quindi c'è tutta questa retroscena storico e soprattutto perché ha una sonorità diversa, una sonorità brillante, velocissima e poi perché mi consente di lavorarlo in maniera abbastanza semplice. Il ferro è un metallo povero, con scarse capacità sonore, ma l'arte degli scultori e l'esperienza degli uomini della UFIP hanno saputo fare il miracolo, dando sonorità a strumenti sordi. Questa è la nuova frontiera della sperimentazione sonora, che dà alla musica la possibilità di fondersi alla scultura e generare nuove forme d'arte. Ultima scultura, la scultura fuori sincrono, risuona con un piccolo delay. Potete accompagnarla anche con le mani dopo. Grande effetto con questa scultura. Il nostro viaggio nel mondo dei piatti e delle percussioni finisce qui. Un viaggio guidato soprattutto da persone, i musicisti, gli scultori, gli artigiani che hanno ereditato una tradizione e una sapienza antica. Per questo UFIP non ha bisogno di fare pubblicità. I nostri strumenti sono la migliore pubblicità.